Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti. Oggi facciamo qualcosa di un po' diverso perché l'intervistato sono io. Sono tornato a Mixology per un speech sul mio libro Presenza Digitale e adesso sono allo stand di Bar Giornale con il buon Andrea Mongilardi, che è direttore di Bar Giornale. Quindi vedrete qualcosa che per questo canale è un po' diverso dal solito, ma non meno interessante, giusto Andrea? Siamo con Lino Garbellini, autore di Presenza Digitale, per farci raccontare non dell'importanza della presenza digitale, perché ormai è chiara a tutti, non se ne può più, ma di come rendere questa presenza efficace e efficiente. Allora, ciao a tutti e grazie Andrea di questa opportunità. È sempre più importante ragionare sulla presenza digitale perché il panorama dei media sul digitale diventa sempre più complesso. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube per essere aggiornati su tutte le novità. Naturalmente mi trovate anche su LinkedIn e su Instagram, ma soprattutto non dimenticate il mio ultimo libro Presenza Digitale, che spiega appunto come costruire una presenza digitale per il proprio brand o per la propria azienda, per il proprio personal branding oppure per la propria realtà più strutturata, quale social scegliere, come costruire la narrazione e infine se affidarsi o meno a un consulente. Mi raccomando, continuate a seguirmi, un caro saluto a tutti! Abbiamo sempre nuovi media che si aggiungono ogni anno, quindi diventa sempre più importante capire qual è il media giusto per gli obiettivi che voglio ottenere in base alla realtà che sono, che può essere un bar, un pub, una struttura grande, un distributore o anche un editore di contenuti. Capire qual è il mio tipo di pubblico, capire che contenuti voglio fare, quali sono i miei prodotti e scegliere il media giusto. Una volta scelto il media giusto, si tratta poi di fare una strategia più ampia per quanto riguarda i contenuti e capire come raggiungere il pubblico. Questo aspetto, diciamo così, strategico è sempre stato importante nel marketing, nei social in generale. In tutto questo panorama più complesso dei media diventa ancora più importante. Un altro aspetto importante è non sottovalutare il lavoro e pensare che sia facile costruire una presenza digitale e raccontarsi, come abbiamo detto prima durante lo speech. Prima non si parlava, un'azienda quando nasceva, quando era una startup, anche se non si chiamavano ancora così, pensava dopo alla comunicazione e non sempre la voce comunicazione era un aspetto importante del piano di business. Adesso la comunicazione, soprattutto quella digitale, è quasi indispensabile. Quindi la parola chiave è strategia. Direi che sembra banale, ma non lo è affatto. La parola chiave è sempre di più, a mio parere, strategia, soprattutto poi con l'arrivo dell'intelligenza artificiale. L'abbiamo visto quest'anno, arriverà anche il metaverso. L'intelligenza artificiale è uno strumento utilissimo anche nella comunicazione digitale, è uno strumento utilissimo se io so cosa devo ottenere, ho una strategia e so fare il mio lavoro, altrimenti qualcuno che mi aiuta a fare una cosa che faccio sbagliata può diventare problematico. E anche se non credo che i social siano morti, se ne parla tanto, non credo che hanno comunque un ruolo importante. Se io vedo un brand, un cocktail, un locale spesso sui social, finisco per andarci, finisco per ritenerlo importante. Certo, la nuova frontiera del WhatsApp e della mail, dico nuova frontiera non che sia nuovo WhatsApp, ma sempre di più quest'anno ci sono stati degli studi che hanno detto: guardate che WhatsApp diventa ancora più importante il rapporto al cliente rispetto ai social, e WhatsApp è il nuovo social. Siamo tutti d'accordo, questo non va a scapito di un lavoro che bisogna comunque fare sui social. Un'altra parola chiave è investimento, investimento in tempo e investimento in denaro. Quali riflessioni da fare? Beh, sicuramente a livello di investimento in denaro, se devo pagare qualcuno, esternalizzare il servizio social, se spendo poco ottengo poco. Non bisogna pensare che sia un lavoro che si fa con poco, è un lavoro complesso in cui servono delle skill da un lato editoriali, da un lato di conoscenza dei media, da un lato di analisi poi dei numeri, delle skill molto diverse da loro, molto complesse. L'investimento in tempo e denaro, sia che lo faccio internamente sia che decido di andare esternamente, ci deve comunque essere. Non è da sottovalutare se vado da mio cugino, a meno che non ho un cugino bravissimo che è il re del social, otterrò dei risultati da mio cugino. Da un lato diventa sempre più complesso muoversi senza fare delle sponsorizzate o delle iniziative di promozione sulla piattaforma, come potrebbe essere la famosa spunta blu che adesso hanno messo a pagamento. Una galleria di errori più comuni, che così li raccontiamo e li facciamo evitare ad altri.
Beh, l'errore madornale numero uno è pensare che andare sui social quando si parla di, per esempio, questo settore sia soltanto Instagram. Instagram è un buon punto di partenza, ha un target che va, diciamo così, dai 16-18 fino ai 45, è un social molto emozionale e ispirazionale, può servire per quel pubblico, può servire se sono in grado di fare dei contenuti in maniera costante che vanno in quella direzione, non è la panacea su tutti i mali, ma soprattutto è un social in cui cambiano un po' sempre le regole del gioco, capire come muoversi non è sempre facile, richiede un grosso investimento di tempo e a volte anche poi di sponsorizzate. L'altro errore è sottovalutare, secondo me, sia l'importanza sia il lavoro che richiede la presenza digitale. Da un lato bisogna dare fiducia ai giovani, i giovani hanno più confidenza con queste piattaforme, non è un mondo solamente con giovani, bisogna trovare un giusto mix tra chi ha la vision del proprio settore, del proprio business, e il giovane che può portare delle idee e magari anche una maggior dimestichezza con queste piattaforme. Tre parole chiave per strutturare una presenza sui social efficace e impattante. Cavolo, ma hai fregato, è sempre la domanda che faccio io quando intervisto. Quindi una parola chiave è sicuramente strategia. La seconda parola mi verrebbe da dire a maratona, perché è un lavoro che va sul lungo termine. La terza parola è scegliere team, perché direi che c'è bisogno di un fotografo, di una persona che conosca i social, di qualcuno che ci mette contenuti riguardo al settore. Sempre meno è un lavoro che puoi affidare a un singolo, sempre più è un lavoro di team, di gente, persone, lavoratori che devono interagire tra di loro. Bene, per approfondire potete trovare tutti questi concetti e altri sul libro Presenza Digitale. Grazie a Lino Garbellini. Grazie a te. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube per essere aggiornati su tutte le novità. Naturalmente mi trovate anche su LinkedIn e su Instagram, ma soprattutto non dimenticate il mio ultimo libro Presenza Digitale, che spiega appunto come costruire una presenza digitale per il proprio brand o per la propria azienda, per il proprio personal branding oppure per la propria realtà più strutturata, quale social scegliere, come costruire la narrazione e infine se affidarsi o meno a un consulente. Mi raccomando, continuate a seguirmi, un caro saluto a tutti!